È croccante! Io! I proiettili! Preso Starbucks? Sì, preso un caffè, la cosa più simile a un caffè. Cosa c'è scritto? Maurezzo. D'ora in poi ti chiameremo Maurezzo. Maulezzo. Lezzo. Lezzo. Giornata ventosa. Ci ho coraggio. Maurezzo. Ti tiene sveglio perché ti crea dei traumi. Andiamo. Magari. Andiamo, Stiamo andando in direzione Grand Canyon, che è il Grande Cagnone. Eravamo a Los Angeles fino a poco fa, 25 gradi e sole che ti urlava nelle orecchie proprio. E le temperature di domani al Grand Canyon sono la massima 2 gradi, la minima meno 8. E sarà incredibilmente divertente ora doverci fermare da qualche parte a prendere qualcosa di termico per poter sopravvivere. Se riusciremo appunto a sopravvivere al Grand Canyon, ci saranno altre tappe lungo il nostro viaggio che non voglio spoilerarvi. Continuate a guardare il video e lo scoprirete insomma. Quel giorno abbiamo percorso più di 700 km, è stata veramente impegnativa. Che cosa? Mezzi piccoli. Pensa se fossero interi, sono mezzi. Avete presente la famosa Route 66? Rotta 66? Eccola lì, è quella stradella lì. E ovviamente per fare un tragitto così lungo bisogna fermarsi a fare benzina. Ora abbiamo beccato una tempesta di sabbia. Nei video la sabbia non si vede, ma vi posso assicurare che si sentiva tutta. Grab that shit quick. No, da dentro, aspetta. È aperto. Oh, è croccante. Apocalisse. Ho digerito la sabbia. Che mito lui. Ma perché andare? Li porta di là che poi tornano di là? Vai. Io ho le scarpe piene di sabbia. Possiamo rimetterci in marcia. Tra l'altro, guidare in una tempesta di sabbia è una sensazione stranissima. Avete presente quando piove forte e sentite scrosciare sul parabrezza? Ecco, era la stessa cosa, ma il vetro non si bagnava. Tra l'altro io per stare dritto guidavo col volante così, perché se lo lasciavo cominciava a girare da solo e se ne andava a destra. Stiamo per attraversare il Colorado River. Colorado River. Che separa la California dall'Arizona. Quanto ci sta questo semaforo? Non lo so. Un messaggio per Marco. Ciao Marco. Non ti stai perdendo nulla, Marco, è vero. Cioè non ti perdi niente. È vero. È ancora rosso! Il semaforo più lungo d'America. Secondo me è dipinto. Marco, qua c'è odore di canne ogni 10 metri. Saresti stato tipo uno scozzese che torna dove hanno ammazzato William Wallace. Cosa c'è? Sono passati 15 minuti ma è scattato il verde. Sì, finalmente, io mi sta ricrescendo la barba. E adesso siamo in Arizona, ragazzi. Siamo alla ricerca di guanti, sciarpa e cappello, perché andiamo verso il Grand Canyon dove fa meno 6 e quindi il nostro target è Target. Esatto, mamma mia Paolo, che comicità. Questo ristorante è fatto apposta. Mangiamo, ti prego. Andiamo a mangiare qui, fatoli. Paolo, chiedi se c'è posto per 9. Eh sì ragazzi, posto per 9, perché non eravamo soli, avevamo dei fidati compagni di viaggio. Oltre a Daniele Vettori che avete conosciuto nella prima puntata, con noi c'era anche sua moglie Silvia, bravissima fotografa e organizzatrice, tassello fondamentale per un viaggio del genere. La mia Ambra, in veste di social media manager e sonnellinista durante le lunghe tratte, ovviamente. Come sempre la nostra fidata Dilis, in veste di giudicatrice dei luoghi visitati. Questo è il mio ritratto, ma vattene a fare in culo. Ma soprattutto co-producer e studio manager di The Best.
Blend. Con noi anche Marco Cini, detto Tempesta o Rombo di Tuono, o anche Tempe per gli amici, leggenda del wrestling italiano e delle battute politicamente scorrette. Poi c'era Joe, regista della SIW, fondamentale quando ci troviamo a girare le puntate di System, ma in America non sapeva neanche perché era venuto con noi effettivamente. Dulcis in fundo, il giovane Fiorenti, ma vi parlerò di lui più avanti. Ah già, Paolo, c'era Paolo. Una recensione sull'aspetto di questo posto. È bellissimo, pittoresco, tranne l'albisto allucinato sul bagno. Quello lì. Però ce n'è un altro molto bello. Speriamo che il cibo sia adeguato, ma vedendo il pavimento della cucina è sicuramente igienico. Un menù molto carino, eh? Madalo lì. Mr. D's. Una compilation più che un menù. Come in tutti i posti americani, nel 90% dei casi servono colazione, pranzo e cena a qualunque ora. Per loro la colazione comunque è un piatto molto abbondante. Si parla di omelette, si parla di bistecca, si parla di salsicce. Non è latte e cereali, capito Thomas? Mm-hmm. Che roba tipo l'hot dog col mac and cheese dentro. Poi ragazzi, Paolo si è permesso di chiedere una birra. Il ragazzo l'ha guardato malissimo. Mai l'avessi fatto. No beer. Mamma mia, day old spaghetti. Perché ridi, Anna? Che è successo? Ho fatto una foto panoramica del locale. È la seconda forma di freezer. Allora, Silvia, che ne pensi di questo posto che abbiamo scelto a tua insaputa? È fighissimo, lo adoro. Daniele? Io sono già contentissimo del viaggio, che è fantastico, vero Mauri? Lo chiamano la prima volta. La tizia una coscetta di pollo, la tira e suona il console della nave, non lo so. Ah, è quello, è il suono della nave. Gio? Ah, Tempe. Ciao. Allora, qui abbiamo Cricchetto. Gio, quella come la chiami? È la macchina del futuro. La macchina del futuro. Macchina del futuro. Alle ciglia. Alle ciglia. Dio mio, questa però è bella. Ovviamente a fine giornata, ragazzi, eravamo stanchissimi. Ci siamo fermati in un hotel d'appoggio dove abbiamo passato la notte e la mattina dopo, preoccupati abbastanza per le temperature che c'erano al Grand Canyon, ci siamo coperti con tutto quello che avevamo e che abbiamo comprato il giorno prima da Target, che è un negozio tipo OVS che si trova in America. Però da buoni italiani abbiamo mantenuto una certa eleganza, devo dire. Fuori c'è la neve. Neve Maurizio è pronto. Andiamo a vedere se sopravviveremo. Che temperature ci sono, Mauri? Allora, oggi dava la massima 0. No, meno uno. Sì, non importa, è fake video. Dava la massima meno 18 e la minima meno 75. Quindi... Tu non sei stato bene stasera. Ieri sera. No, ieri no. Quindi questo è il clima ideale per te. Ti ricordi quando ti ho detto mi raccomando non dimenticare il costume da bagno? E io scemo l'ho portato. Non ti strompi. Anche quello. Ciao. Ciao. Riesci a bampare laggiù? Ti lascio cadere nel vuoto. 700-800 metri. Oh, boom. E non ti fai nulla. Giù, al mio tre. Uno, due. Fine del gioco, piaciuto? È stato bello. Pena? Sì. Però è bellissimo, veramente bellissimo, è indescrivibile. Credo che foto e video non rendano quello che si prova qui. Avere una prospettiva del genere, sia di profondità che di lontananza, ti dà la sensazione di quanto siamo infinitesimali in confronto al luogo in cui viviamo. È incredibile. Noi in Italia siamo abituati a vedere meraviglie create dall'uomo. È vero, abbiamo anche i vulcani, abbiamo tante cose. Abbiamo le Alpi che vanno verso l'alto, questo è al contrario, questo è un buco. Ci hanno detto, ah, lì è Colorado. A noi sembra tutto più o meno sul marrone marroncino. Ah, Joe! Il giorno successivo è stata la volta della meravigliosa Monument
Valley, un'esperienza incredibile e suggestiva. Avete presente tutti quei paesaggi che si vedono nei film western di John Wayne? Però Paolo, da buon cinefilo, mi insegna che quei paesaggi non sono solamente nei film western. Ma dove stiamo andando? Stiamo andando sulla strada dove sono state fatte le riprese della corsa di Forrest Gump. No, mi spiace il tizio che fa l'autostop, ma soprattutto vestito da Ku Klux Klan. Tra l'altro, qui è esattamente dove è girata la scena di Il Coyote che non riesce a catturare Bibi. Non vi dico la puntata, la dovete indovinare voi. C'è la gente che va a correre. Giustamente. Tutti fermi qua. È il tuo film preferito? Sì. Tom Hanks ha corso qua. Avevo corso per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore. Fermi, sta per dire qualcosa. Sono un po' stanchino. Credo che utilizzerò il codice sconto Merluz10 su Prozis per comprare una barretta. Ragazzi, la cosa veramente bella di questi posti è l'aria che si respira. Sono dei paesaggi spirituali, sono incredibili. Joe! Incredibili anche come le persone che si possono incontrare lì. Dovete sapere che queste zone fanno parte della nazione Navajo o Navajoland, una vasta riserva indiana dove i nativi possono continuare a portare avanti le loro tradizioni e le attività lavorative. Alcune anche un po' particolari, come quella che pratica questo ragazzo che abbiamo incontrato seguendo dei cartelli per strada che dicevano impronte di dinosauri. Ragazzi, i dinosauri erano americani, sappiamo tutti. Infatti si sono estinti sparandosi a scuola. But it was only until the year 1942 this track site was discovered with fossils. Paleontology is the study of dinosaurs and prehistoric life. Ever seen the movie Jurassic Park? You have a very good idea what I'm talking about. It's just right here. I will show you the footprints that were left behind by Velociraptors. A three-toed image with a claw mark at the tip of each toe. Velociraptor means fast thief. It's pronounced Velociraptor. Dilophosaurus, that's the name of the other vicious meat eater that thrived here. His name, it means double-crested lizard. And this creature stood 16 feet tall. From the tip of his nose to the end of his tail, he was 20 feet long. Now, this is a perfect example of just how massive these creatures are. Right here would be the heel. From the heel, the middle toe, which is about right here, it measures in diameter about 3.5 feet. If you look closer, you see 1, 2, and 3 toes. The creature that left this footprint is none other than the mighty Tyrannosaurus Rex. Solo a me lui sembra strappato. È strappato. Ah, ok. Like it could be the skeletal of one of these ancient lizards. But if you take a second look, it looks like it could be rocks that resemble a skeletal. How an expert is going to figure it all out? Taking decent photographs, writing down good notes, and piecing together information like a crime scene investigator. Because this track site is located on the Navajo Reservation, any type of excavation would be illegal. If you look on the ground, you're gonna find these red stones all over the place. Now this here is red coral jasper. It's an ancient coral reef. It's a plant that grew under the sea. And yes, there are some so-called experts that will charge you $60 to $100 per person. I don't do that. I just accept tips for my time talking to visitors. How long have you been interested in this study? I've been interested in this sort of thing all my life, and it's been about 10 or 12 years now since I've been here at this track site. It's pretty much my way of life. I don't really have a social life of my own. What's your name? It's Dale. Dale Willie, that's nice to me. Meet you, Dale. Yes. When you post your comments online, tell them to bring plenty of cash for shopping. The most important thing you can tell is that you were not charged an entrance fee. I want to thank you all for visiting the Dinosaur Track site. I had a nice time showing you around. Dani, cosa abbiamo appena visto? Fronte del tirannosauro! Guardate qua, qui ci camminava un tirannosauro! Mica uno solo, mi sa, eh! Non immaginavi così grande il T-Rex. Quanto ci avrà?
di Scar. Vedere la ricostruzione dello scheletro, vedere invece l'impronta che lascia mettendoci il piede, è un effetto completamente diverso. Ti lascia immaginare l'imponenza della bestia. È ora di pranzo. Certo, beh, ormai sì, sono le 11:11. Considerando che ho fatto colazione con una bistecca, due uova e la brown hash. Dai, inverti, piacere quasi. Josh Brown, Brown. Che sono queste patate fatte a filetti e poi fritte tipo rosti. No, mi sto dando una regolata, ragazzi, perché qui ci si inciccia. E io appena torno c'ho un match. Sì, che se no tempesta ti... Ma c'è un match? Io ce ne ho due, tra l'altro. Comunque facciamo una cosa, con Las Vegas. La palestra, c'è la palestra in albergo, sì. C'è un allenamento. Mi faccio da bilanciere, Per entrare ancora più nel mood di questa Monument Valley, siamo stati attratti da un cartello che diceva John Wayne's Cabin, la capanna di John Wayne. Allora siamo entrati con delle aspettative altissime. Cosa c'è di bello qui? Le foto di John Wayne? Che è scorreggiato? Anche qui John Wayne con i baffi, John Wayne indiano, John Wayne a follonica. Ma John Wayne soldato e John Wayne un po' più giovane. Joe Wayne. Joe Wayne. Molto bene. Penso sia una delle viste più belle che io abbia mai visto. Mauri, concordi? Cosa, scusami? Cosa ha detto Gio? Non lo ascolto io, Gio. Una delle viste più belle che io abbia mai visto. Grazie, Gio, sei sempre così gentile con me. Proprio quel giorno abbiamo prenotato un'escursione nella Monument Valley a cavallo, al tramonto. E quando ti ricapita? Siamo per farci un giro nella Monument Valley a cavallo. Cavalli, la Monument Cavalli. Il tizio del ranch, del posto, sta assegnando i cavalli ad ognuno di noi in base all'esperienza che si ha col cavalcare e ovviamente in base all'altezza del cavallo. L'altezza del cavallo si misura al garrese. Vero? E Ambra ovviamente avrà un cane probabilmente. Perché... Camera, go, go. My turn. Ciao ragazzi, ciao. Ma ovviamente le disavventure non sono finite. Quali altre prove avranno dovuto affrontare i nostri eroi? Eccolo, finalmente! Lo scoprirete la prossima settimana. Ci ha fermato una volante della polizia.